Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi andremo a realizzare questa parure composta da orecchini e un ciondolo. Il modulo base ci servirà per realizzare sia gli orecchini che il ciondolo. All'interno dello stesso tutorial, quindi, troverete come realizzare il componente base e poi se volete proseguire con il ciondolo. Questo tutorial è in collaborazione con il negozio Perline Bijou. Nell'info box troverete il link che vi riporta all'acquisto del kit. E niente, io al momento l'ho messo su un semplice cordino cerato per darvi l'idea di come può essere realizzato. Quindi all'interno del kit non sarà presente il cordino, semplicemente perché lasciamo a voi la scelta di metterlo appunto su un cordino, su dell'organza o su una catena. Troverete invece i perni per gli orecchini. Vi lascio all'elenco dei materiali e allo svolgimento del tutorial. Come sempre, resto a disposizione per qualsiasi domanda inerente al tutorial, qualsiasi passaggio non vi fosse chiaro, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Adesso vi illustrerò i componenti necessari per realizzare un singolo modulino. Quindi voi sarete voi poi a decidere se voler realizzare gli orecchini o il ciondolo. Allora, per ogni modulo avete bisogno di 6 tila, un rivoli da 14 mm, 12 cipollotti 6x4, 12 crescent, 6 super duo e le rocaie Miyuki. Io sto utilizzando queste qui nere. Ago e filo da tessitura, il filo sto utilizzando il Fireline da 0,12. Quindi procediamo. Per prima cosa inserite sull'ago le 6 tila alternate a 6 rocaie 11,0. Portate tutto il lavoro al termine del filo, realizzate due o tre nodini. Vedete, io mi sono fermata qui. Rientrate in qualche perlina per nascondere il nodo e ci portiamo ad uscire con l'ago dal foro superiore di una delle tila. Ecco qui. Allora, aspettate che qui mi si vede troppo il filo salendo se esco dalla rocaia, quindi provate anche voi a trovare il modo, che così quando salite col filo non si vede. Quindi sto uscendo dal foro alto, inserisco sul lago 3 rocaie e mi inserisco in quella successiva. Quindi dovrò andare a realizzare tutto il giro inserendo tra una e l'altra le rocaie 11,0. Vado ad inserire le mie ultime 3 rocaie ed esco con l'ago passando attraverso la tila e le prime due rocaie del gruppo successivo. In questa fase stiamo realizzando l'incastonatura del rivoli. Come procediamo? Allora, stiamo uscendo dalla rocaia centrale, inserite sul lago due rocaie, una super duo e altre due rocaie. Quindi ve le mettete sul lago e rientrate nella seconda rocaia del gruppetto successivo e tirate il filo. Procedendo in questo passaggio, sempre allo stesso modo, quindi due rocaie, una super due, una rocaia, andremo a realizzare la gabbietta che conterrà il nostro rivoli. Se vedete in questo step, se io tiro il filo, comincia ad incurvarsi un pochino. Quindi procedete in questo modo per tutto il giro. Sto inserendo l'ultima sequenza, quindi due rocaie, una super due e due rocaie, e vado ad inserirmi, come sempre, nella seconda rocaia del gruppo successivo, che è la prima rocaia che stiamo utilizzando in questo giro.
rientro nelle due successive, nella Super Duo e rientro nel foro alto. Inserisco il mio rivoli rivolto verso il basso e adesso andrò ad inserire tra una Super 2 e l'altra una rocaille. Stringete il filo, quindi una rocaille e stringete. Proseguite in questo modo fino a chiudere il rivoli e ripassate fino a che non sentite il rivoli ben bloccato. Allora, qui potrebbe esserci un piccolo problemino. Se il tutorial lo realizzate con gli stessi materiali che sto utilizzando io, non avete problemi di misure. Se invece il vostro rivoli risulta più spesso o più sottile, dovete utilizzare una rocaglia diversa, quindi una 15 o una 8 a seconda dello spessore. Ma il meccanismo non cambia, quindi dovete mettere una rocaglia fra una Super 2 e l'altra e chiudere bene il rivoli all'interno dell'incastonatura. Una volta che il rivoli è ben bloccato, vi portate sul lago, con l'ago di nuovo sul davanti ad uscire dal foro alto, quindi quello più esterno delle tila, e vi inserite sul lago questa volta 5 rocaille e ripassate nella tila successiva. Dobbiamo realizzare 6 picot in questo modo. Vedete, formati da 6 rocaille, quindi fra le due tila adesso andremo a realizzare gli altri picot. Terminati i picot, usciamo dalla rocaglia di punta del primo picot che abbiamo realizzato. Allora, lo giro per comodità perché lavoro in senso orario. Adesso andiamo ad inserire sul nostro ago un cipollotto, due crescent. Ora vi faccio vedere bene il verso perché è importante. Voi le prendete a coppie, vedete, in questo modo la parte curva deve rimanere in alto, quindi andiamo a di inserirle nel secondo foro. Di nuovo un cipollotto e rientriamo in quello successivo. Dovete fare in modo che le crescent rimangano al di sotto delle tila, orientativamente. Non vi preoccupate perché poi le sistemiamo. Le blocchiamo, però serve soprattutto orientarsi, ecco, in maniera precisa con il filo. Quindi continuiamo per tutto il giro in questo modo. Quindi portate il cipollotto, le due crescent. L'altro cipollotto e vi inserite in quella successiva. Quindi quando andiamo a fare poi l'ultimo giro, prima di stringere e bloccare il filo, dobbiamo ricordarci di bloccare le crescent al di sotto delle tila, perché in questo passaggio ovviamente vanno per conto loro. Però è giusto che sia così in questa fase. Quindi dobbiamo procedere in questo modo. Ecco qui, ho terminato il passaggio. Come vedete, sono riuscita ad inserirla nel verso giusto non appena ho terminato di inserire tutte le perline. Adesso li portate sul retro. State uscendo con il filo dal cipollotto che precede le crescent, inserite sul lago 3 rocaille ed entrate nel cipollotto successivo. Fate in modo che queste tre, ecco, si posizionino sulle crescent in modo tale che siano bloccate definitivamente. E tra un cipollotto e l'altro inserite di nuovo una rocaia e tirate il filo. Quindi quest'ultimo passaggio
consisterà nell'inserire tre rocaie sulle crescent e una fra i due cipollotti. Quindi proseguire in questo modo per tutto il giro, al termine del quale abbiamo terminato l'orecchino, non ci resterà altro che realizzare un picot. Io l'ho realizzato esattamente dietro le crescent, vedete? Ho realizzato un altro picot a 5 rocaie. Sono uscita dalla terza e ho formato questo anellino. Io l'ho agganciato in questo modo, ma voi potete anche, ecco, in linea con le crescent, ma voi potete ovviamente utilizzare anche questa rocaglia e fare il gancino in questo punto. Termino intanto questo mio modulino. Perfetto, come vi dicevo, ho realizzato il cappietto e ho aggiunto il perno. In questo modo gli orecchini sono terminati. Quindi, qualora voi vogliate realizzare anche il ciondolo, dovete seguire gli stessi identici passaggi senza realizzare la solina. E vediamo insieme come continuare. Ecco qui. Allora, in questo caso procediamo con il ciondolo. Ho realizzato lo stesso modulo che abbiamo visto precedentemente per realizzare anche gli orecchini. Sono arrivata proprio nel punto in cui c'era semplicemente da realizzare la solina per l'orecchino. Come procediamo? Allora, usciamo dal cipollotto che precede le due crescent, mettiamo sul lago 3 su per 2 e rientriamo nel cipollotto successivo. Facciamo in modo che le super duo si posizionino esattamente sotto le crescent, ecco qui. Rientriamo in tutte le perline fino a riuscire di nuovo dal cipollotto che precede la crescent. Quindi anche qui di nuovo 3 super duo e rientro nel cipollotto, nella rocaille e di nuovo nel cipollotto. Se non riuscite a fare questo passaggio tutto in uno, tranquille, fate uno alla volta. Procedo così per tutto il giro. Benissimo, sono praticamente tornata ad uscire dal primo cipollotto dal quale siamo partiti per questo giro. Rientro nel foro alto della Super Duo, inserisco fra le due Super Duo presenti altre due Super Duo. In questo modo. Mi congiungo a quest'altro gruppo invece inserendo un cipollotto, una rocaia e un cipollotto e rientro nella super duo successiva. Quindi di nuovo super duo, super duo e cipollotto, rocaia, cipollotto. E proseguo. Ho terminato il passaggio, rientro nelle super due successive fino ad uscire dal cipollotto che precede, ecco, la super due. Quindi adesso dobbiamo andare a inserire la super due di punta, ma ci collegheremo a questa inserendo due rocaie. Quindi inserisco due rocaie super duo le altre due rocaie e rientro nei due cipollotti e ripeto, quindi due rocaie, esco dal foro alto della super duo, due rocaie e rientro nei due cipollotti. Quindi termino il giro in questo modo, dopodiché dovrò solo fare l'anellino per agganciare la catena e il ciondolo è terminato.